Lo stadio Collana potrebbe riaprire a breve in attesa delle ulteriori determinazioni del Consiglio di Stato sul risultato del bando per la gestione. Regione e Comune imboccano la strada della collaborazione istituzionale per consentire in tempi rapidi la riapertura dell'impianto chiuso dal 25 gennaio scorso. Lo stadio sarà inserito nel programma delle Universiadi 2019 e messo in condizione di ospitare le diverse attività sportive. La Regione ha preso, come dire, finalmente con grande senso di responsabilità ha preso a cuore la questione. Tra l'altro c'era un fatto nuovo e quindi era giusto che loro, come dire, potessero rientrare su questo tema. La prima cosa che faranno logicamente è chiedere un'interpretazione più corretta di una sentenza al Consiglio di Stato, ma comunque c'è da gestire un tempo dove noi tutti abbiamo convenuto che non ci deve essere interruzione della pratica sportiva, per cui saranno immediatamente disponibili delle risorse per mettere in sicurezza l'impianto e riaprirlo. Ad occuparsene sarà l'Agenzia regionale per le Universiadi, incaricata di affidare con urgenza i lavori di messa in sicurezza e di predisporre gli interventi per la successiva riqualificazione. La buona notizia emerge dal confronto tenuto ieri tra il vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola e l'assessore comunale allo sport Ciro Borriello. La Regione oggi recepisce con grande attenzione questa nostra richiesta, ossia di poter inserire l'impianto nel programma delle Universiadi. Questo veramente è una vittoria di tutti i napoletani, perché chiedono che questo impianto venga restituito all'utilizzo pubblico e venga soprattutto ad essere messo a posto con fondi pubblici. Si può già parlare di tempi per la riapertura? Io credo che, insomma, se riusciamo con procedure abbreviate ad appaltare lavori, insomma, per il mese di aprile, io credo che si possa riaprire già in primavera, anche da permettere così la pratica sportiva in quello scorcio di primavera e estate, e così finalmente di godirci quell'impianto in quelle belle serate.